Si è svolto a Trieste il 22esimo convegno itinerante della stampa alpina, presentata nell'occasione anche la ricerca sulla storia del lana che l'associazione ha affidato a 3 studiosi nell'anno del proprio centenario. Premiato a Trieste il Baradel, il giornale della sezione Anna di Como. 2 anni fa il rinnovo della veste grafica ha ridato slancio a una pubblicazione che apre uno sguardo sulla società italiana. Ad un mese dal grande appuntamento con la Dunata Nazionale, Trento si dice pronta ad accogliere gli alpini e prepara per l'occasione la Dunata Card. Musei, siti e viaggi gratis dal 7 al 14 maggio, sconti e agevolazioni fino al 31 dicembre. Cosa c'è dentro i nostri giornali? Il quesito proposto dal direttore del periodico L'Alpino, Don Bruno Fasani, è stato al centro del 22esimo convegno itinerante della stampa alpina organizzato dall'ANA e svoltosi a Trieste. Una 2 giorni che, grazie all'intervento di relatori qualificati, i giornalisti Massimo Cortesi e Dino Bridda e il dottore ricercatore Federico Goddi, ha saputo dare spunti interessanti ai presenti. Un discorso molto specifico, i partecipanti anche sono persone che sono preparate in un determinato ambito. Ho avuto delle suggestioni, degli spunti su argomenti che non avevo mai considerato e a cui non avevo mai dato importanza. Invece vedo che hanno importanza fondamentale nella riuscita di quella che è un'edizione di una pubblicazione sezionale, di gruppo o nazionale. Il CISA, nato nel 1997 a Feltre come momento di confronto fra direttori e redattori dei giornali dell'ANA, continua a perseguire il medesimo obiettivo, raggiungere un'omogeneità e una condivisione di temi. Un gran bel lavoro, perché è andato proprio a cogliere il senso, il contenuto dei nostri giornali. Io ho visto veramente un'attenzione, una partecipazione e una disponibilità notevoli, grazie anche ai 3 relatori, grazie a Don Bruno che ha sicuramente gestito bene questo CISA, però direi che lo spunto, l'argomento è stato veramente importante, quello di poter trasmettere ai nostri soci e anche a chi ci vuole bene intorno questo nostro messaggio che continua, io credo ancora oggi, ad essere attuale. Nell'anno del centenario della propria nascita, l'Associazione Nazionale Alpine ha inoltre incaricato 3 studiosi, coordinati dal professor Nicola Labanca, affinché effettuassero una ricerca storica sulle origini dell'ANA, lavoro che presto troverà forma in 2 volumi editi da Unicopli. Il primo, più cronologico, dalle origini ad oggi, attraverso 3 saggi di Emanuele Ertola e Filippo Masina. L'altro, meno cronologico e più tematico, attraverso altri 3 saggi, uno curato da Filippo Masina e gli altri 2 da Federico Goddi. Primo saggio è sulla ricostruzione delle truppe alpine dopo la Seconda Guerra Mondiale. Quindi le brigate, come si sono ricostruite, le origini e anche, insomma, il momento nevralgico della Guerra Fredda, insomma. I 2 blocchi, un discorso molto difficile che è stato fatto alla luce di documentazione inedita rintracciata dall'Ufficio Stato Maggiore dell'Esercito di Roma. Tutto il materiale archivistico di quel saggio, di quel mio primo saggio, è inedito. Secondo saggio, questo, eccoci qua, la stampa alpina, un saggio che mi ha dato enormi soddisfazioni, posso dire ancor più del precedente, perché qui ho incontrato l'identità alpina a livello anche umano. Per me è stata un'esperienza bellissima che spero in ogni modo possa essere un inizio, che l'omega sia anche l'alfa. È il Baradel degli Alpini di Como, il giornale con la penna premiato a Trieste nell'ambito della 22esima del convegno itinerante stampa alpina. Il giornale, si legge nelle motivazioni della giuria, si impone per l'eccellenza della veste grafica e per la qualità dei servizi proposti. Stiamo cercando di inserire in ogni numero i contenuti che siano i più strettamente possibile legati ai valori che continuiamo a professare. Quindi cerchiamo numero per numero di parlare di quelli che sono i nostri valori in cui crediamo, cercando di dare dei modelli per la traduzione in pratica. Il Baradel, che prende il nome dalla torre medievale che svetta sopra Como, è stato registrato come testata giornalistica 42 anni fa.
A 2 anni e mezzo fa risale invece il restyling della veste grafica, che è stato apprezzato a Trieste insieme allo stile professionale impiegato per raggiungere un pubblico sempre più vasto. D'altra parte era necessario cambiare anche il layout, come si è detto, no? Perché un giornale deve comunque adeguarsi ai tempi e utilizzare al meglio le tecnologie esistenti, che aiutano molto, perché oggi è più facile fare alcune cose, alcune realizzazioni rispetto a anni fa, dove si faceva tutto a mano, eccetera. Grazie alla versione online, il giornale può infatti essere letto in tutto il mondo. Per prepararlo, in redazione lavorano 6 persone, fra cui un grafico professionista, e le pagine sono una finestra aperta su tutta la società. Ci siamo divisi i compiti, io da direttore metto un po' insieme il lavoro con il caporedattore, poi attingiamo articoli sia fatti da alpini della sezione, sia fatti da personaggi esterni, come prima si diceva, perché arricchiscono con la loro competenza in argomenti specifici. Per esempio, sul numero che uscirà adesso nei prossimi giorni, ci sarà un articolo sulla Costituzione, che è 70 anni, che è il nostro documento generale. Quindi sono tutte argomentazioni che in un certo senso fanno politica e che comunque arricchiscono il giornale e lo rendono un giornale anche per persone che non sono in ambito sezionale o associativo, persone anche che non hanno il cappello ma che possono attingere dal nostro giornale delle notizie utili e interessanti. Il Bar Adel viene distribuito anche nelle scuole di Como e della provincia. Dietro il Bar Adel, come secondo i classificati ex aequo, la giuria di Trieste ha voluto premiare il giornale della sezione di Venezia e quello del gruppo di Chiesa Nuova, sezione Anna di Brescia. Abbiamo finito, diciamo, tutte quelle che sono le predisposizioni di pianificazione e credo che insomma siamo al punto in cui la adunata si potrebbe fare anche domani mattina. Tutto pronto, insomma, anche se alla adunata manca ancora un mese, la sezione Anna di Trento, fin dal momento in cui ha saputo che avrebbe avuto l'onore e l'onere di ospitare il più importante appuntamento annuale delle penne nere, si è messa al lavoro. Da quando l'associazione ha poi istituito il COA, Comitato Organizzatore Adunata, in modo da mantenere e sfruttare l'esperienza organizzativa acquisita negli anni, l'operatività è consolidata e la macchina rodata, in modo da poter dedicare più tempo ai dettagli e alla personalizzazione delle iniziative. Il funzionamento ormai è consolidato, la struttura ormai è una struttura, diciamo, quasi standard, cambiano i personaggi, cambiano gli attori, ma le procedure cerchiamo di fare in maniera che l'esperienza acquisita negli anni precedenti possa essere, pur con le modifiche dovute al territorio, alle persone che cambiano, possa essere utile, un'utile guida per gli anni futuri. Dalla collaborazione tra COA, Provincia Autonoma di Trento, Trentino Marketing, Azienda per il Turismo Trento, Monte Bondone e Valle dei Laghi, è stata istituita la Adunata Card. Questa card costerà 5 euro e darà la possibilità a tutti i possessori dal lunedì 7 maggio al lunedì 14 maggio di poter utilizzare gratuitamente, viaggiare gratuitamente su tutti i mezzi di trasporto urbani ed extraurbani in provincia di Trento. Non solo, la card permetterà anche di entrare gratuitamente in oltre 25 siti ed a prezzi scontati in altri, al fine di conoscere le bellezze e la cultura del territorio trentino. Noi abbiamo voluto proprio fare anche una promozione, diciamo, al Trentino per invitare i nostri alpini e quanti verranno in Trentino di poter visitare gratuitamente i musei per i giorni della settimana, quindi dal 7 al 14 maggio. Ma non solo, questa card, chi è in possesso potrà avere uno sconto del 20% fino al 31 dicembre per chi tornerà in Trentino e vorrà visitare i nostri musei, le fortificazioni, tutti i sentieri di guerra, eccetera, dove c'è un'esposizione museale. La Adunata Card, nominale non cedibile, può essere acquistata presso le sezioni ANA di tutta Italia, la sede del COA Trento, nei punti informativi dislocati lungo la città, nei giorni della adunata. Tutti i vantaggi su www.adunatatrento2018.it/card.